ancora adesso ne parlo e dico, ma pensa quanto ero convinta, cioè, ero, ma non convinta tipo spocchiosamente, cioè io ero serena, io ero sicura che questa cosa avrebbe certo. funzionato, molto più magari di adesso, a volte che c'ho momenti così, mentre invece proprio lì dicevo, ma ovvio, ma tutti vogliono vivere in connessione con la natura. Benvenuti in una nuova puntata di Umano, un podcast che parla di persone che hanno realizzato il lavoro dei propri sogni oppure accanto ad un lavoro apparentemente normale hanno invece inventato qualcosa di straordinario. La persona che ho con me qui oggi in realtà era, diciamo, nei miei pensieri quando ho pensato a questo podcast e quindi sono molto 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 contento di avere qui oggi Valeria di Make You Greener. Grazie mille. È stato proprio un super piacere averti qui, davvero, davvero tanto. Oh, anche sono molto contenta di essere qui e spero di lasciare ad Umano un contributo prezioso per qualcuno. Assolutamente sì, e ne sono sicuro perché davvero quando pensavo alle persone da intervistare, quando ho pensato a questo progetto qualche anno fa, ho detto ok, devo capire chi posso intervistare, e allora eri tra la lista delle prime, davvero una decina di persone avevo pensato, noi ci conosciamo da un po' di tempo e allora mi sei venuta in mente. Quindi la vera domanda è, che è quella con cui parto sempre tutti i miei ospiti, è cosa fai nella vita? Allora, io nella vita cerco di vivere al massimo, di base, okay. E la maggior parte delle mie giornate le spendo cercando di trovare il modo più efficace, più semplice, più diretto per condividere con le persone la meraviglia della natura, storie di ispirazione positive che possano invogliare a vivere in modo più consapevole. Tutta questa supercazzola per dire che scrivo principalmente, ho scritto anche un libro, però principalmente scrivo dei video adatti al social, quindi poi creo i contenuti e in più, siccome tutto questo progetto che si chiama Make You Greener, che è la mia creatura, e di Sonia, che è la mia migliore amica, è appunto volto a promuovere uno stile di vita più sostenibile, ma è anche legato a un e-commerce, quindi poi creo anche dei contenuti per promuovere i prodotti dell'e-commerce. Adesso finalmente, dopo 4 anni, questi contenuti sono riuscita a delegarli a delle mie collaboratrici, quindi posso usare la mia creatività solo per i messaggi che voglio mandare. Certo. Non che ci sia niente di male ovviamente a promuovere i prodotti, perché poi sono prodotti meravigliosi, ve li ho fatti provare appena sono arrivata. Esatto. Però diciamo che ho capito che la mia creatività ha un difetto che non è costante, ma penso che sia di base insita nella creatività. Nella creatività stessa. E giustamente però quando si ha uno shop bisogna mantenere delle scadenze, certo, dei rigori, tutto, quindi a un certo punto per me diventava un po' pesante produrre e quindi con l'aiuto delle collaboratrici questa cosa fluisce più. Quindi sì, cosa faccio nella vita? Viaggio molto, sono sempre in giro. Conosco persone meravigliose e surfo. Infatti quando tu mi chiedi, cioè sapevo che dovevo rispondere per Make You Greener, però se me l'avessi chiesto 3 settimane fa che ero in Marocco, io veramente la mia vita dormivo nelle grotte e surfavo, basta. Infatti quello che ho fatto per intercettarti era già stata quando io seguo la pagina da... Allora, seguo la pagina da quando non c'era la pagina, penso non ci fosse ancora la pagina Instagram, era un blog. Non c'era l'e-commerce? No, sì, perché abbiamo quindi iniziato, proprio... abbiamo, cioè Instagram c'era di sicuro perché è nato. Forse insieme sì. al blog, però c'è stata proprio quella l'idea, cioè innanzitutto vabbè quando cominci da zero non sai se funziona, anche se io ero così ingenuamente convinta che avrebbe funzionato, che per me era sicuro, cioè io certo, giuro che ancora adesso ne parlo e dico ma pensa quanto... ero convinta, cioè ma non convinta tipo spocchiosamente, cioè io ero serena, io ero sicura che questa cosa avrebbe certo. funzionato, molto più magari di adesso, a volte che ho momenti così, mentre invece proprio lì dicevo ma ovvio, ma tutti vogliono vivere in connessione con la natura, come fa a non essere come si fa? E invece no, non è così, però si imparano tante cose. E quindi abbiamo iniziato prima a creare la pagina, prima ancora di investire in i primi prodotti o così,
io ho pensato a chi li propongo questi prodotti, cioè ok, posso proporre persone che conosco, però ha molto più senso prima creare una community con cui posso, una piccola fan base con cui posso comunicare lo zoccolo duro. Infatti è iniziato a ottobre 2019 il primo post, poi fai, allora abbiamo delle date, l'idea è nata a luglio 2019, okay. Cioè il giorno in cui ho chiesto a Sonia se voleva fare questa cosa con me, in cui abbiamo scritto il nostro atto costitutivo, okay. In cui la nostra amicizia ovviamente avrebbe prevalso su tutto. E poi 3 mesi ci abbiamo messo un po' a strutturare l'idea e abbiamo aperto il profilo. Però divertentissimo anche il fatto che io non sapevo niente di Instagram, cioè io pensavo di dover pubblicare tipo 3 post al giorno, cioè proprio ingenuo, cioè. E poi l'e-commerce l'abbiamo aperto ad aprile 2020, okay. Un po' perché dovevamo aprire a marzo 2020, ma sappiamo tutti cosa è successo. Motivi. E quindi anche lì la vita non sai mai, abbiamo fatto 2 mesi a fare le volontarie per le farmacie, a portare i farmaci alle persone che ne avevano bisogno, perché poi qua a Bergamo è stata pesante, lo sappiamo tutti. E poi a un certo punto abbiamo detto, però ormai abbiamo i prodotti, siamo pronte, abbiamo creato l'e-commerce da sole, proviamoci. E quindi adesso sono quasi 4 anni che Make You Greener è adesso addirittura un SRL, quindi un'azienda tutti gli effetti. È partita. Beh, ma alla fine poi un po' si è diciamo costretti a strutturarsi, un po' in realtà è proprio bello strutturarsi, nel senso che io nella mia piccolissima esperienza da mini imprenditore mi sono accorto che effettivamente veder crescere qualcosa, soprattutto poi come nel vostro caso magari c'è una motivazione forte, un ideale dietro molto forte che ti guida, è bellissimo vedere come le cose pian piano crescono e in alcuni casi crescono tra virgolette anche da sole, nel senso che ti accorgi che alcune cose devono andare per forza in una certa maniera. È proprio giusto. È proprio bella questa cosa qua. Quindi dicevo, quando ho scoperto che sei tornata a Bergamo, allora ti ho contattato, ho detto dai, giustissimo. Hai 2 minuti per fare questa cosa. Sì. E così è andata. Quindi ci hai raccontato l'inizio in realtà di Make You Greener. Sì. E io un'altra cosa che volevo capire, cioè capire o chiederti in realtà, è a un certo punto invece hai iniziato proprio, io non so se lo facevi già magari prima, a viaggiare tanto. Sì, allora, ripercorrendo, noi abbiamo iniziato, allora io di base, io e Sonia siamo delle viaggiatrici, cioè sono sempre state abbastanza delle trottole, però diciamo che io prima ero laureata in giurisprudenza, ho cominciato a lavorare un lavoro canonico, consulente, avvocato e così via. E mi pesava tantissimo questa cosa di non stare nella natura, anche perché Milano, Bergamo, la Pianura Padana è il posto più cementificato, penso, d'Italia in generale. Quindi poi quando ho cominciato a chiedermi cosa volessi fare, io mi sono detto ok, ho bisogno di un lavoro che mi permetta di viaggiare. Okay. E quindi avevo fatto tipo un master per diventare, per entrare nella carriera diplomatica. Quindi la mia idea era uso la mia base di giurisprudenza e in più viaggio. Poi ho capito che in realtà il sistema è difficile, cioè magari lo puoi cambiare da dentro, ma ho capito che preferivo cercare di cambiare un po' l'impostazione mentale delle persone. La sto tirando lunga per dirti. No, certo, però è... Però ho capito che per me era più soddisfacente pensare di mettere un semino nella mente delle persone, quindi farli cambiare prospettiva, e quello avrebbe avuto molto più effetto a livello proprio di ambiente rispetto che stare a scrivere il trattato, che sicuramente aiuta, ma prima di arrivare a scrivere tu il trattato... Passeranno 1000 anni. Cioè... Ferma, interrompiamo un secondo la puntata per dirvi che se siete delle persone fuori dall'ordinario oppure conoscete qualcuno che fa cose fuori dall'ordinario e volete segnalarcelo, ditecelo, scriveteci nei DM di Instagram sotto i commenti di questa puntata su YouTube, in modo che possiamo intervistarlo e potrete ritrovarlo qui ad Umano Podcast. Sì, ce ne vuole. C'è anche forse il rischio, adesso non so se è così, spero di no, però magari di, tra virgolette, perdere la motivazione lungo la via, perché se vedi che le cose delle volte sono troppo lunghe, magari fai fatica a tenere lunghe, alto. Poi veramente io un po' ho perso un po' la fiducia nella sovrastruttura, okay.
un po' dopo il Covid in generale dell'Italia, ma in generale anche a livello intergovernamentale, io penso che ci siano degli interessi troppo grandi e quindi veramente se poi il singolo riesce a cambiare la sua prospettiva, cambiare la sua vita, ha già vinto, basta. Cioè poi il mondo cambierà, però il mondo cambia quando tu cominci a cambiare. Certo. Quindi, ripartendo del viaggio, noi dopo che il Covid è passato noi abbiamo cominciato a viaggiare, cioè io e Sonia abbiamo preso tutti i prodotti che avevamo, che nei tempi erano pochi, abbiamo messi sul suo camper e siamo partiti, abbiamo fatto 48 giorni in giro per l'Italia, e-commerce itinerante, spedivamo dagli uffici postali del Molise, di tutto, e abbiamo visitato 10 strutture che facevano turismo ecosostenibile. Okay. E ho fatto scritto gli articoli del blog e quindi già da lì è partito il viaggio, quindi, e da lì siamo sempre state in viaggio, ma prima viaggiavamo insieme o con i nostri, con il mio ex ragazzo, comunque con un gruppo di amici. Okay. E che anche loro sono imprenditori digitali, quindi lavoravano da remoto, e magari facevamo, non so, 3 mesi in Sicilia, poi 3 mesi, no, non 3, vabbè, 2 mesi in Sardegna. Poi siamo andate alle Canarie, poi siamo andate in Francia, cioè, ma perché comunque poi viaggiando, lavorando, cioè tu devi avere una base. Ma come fai in questo caso? Domanda tecnica. Per il magazzino? Esatto. Il magazzino è gestito autonomamente. Ah, ok, quindi sì, questa cosa qua abbiamo è... questa cosa, la gratitudine infinita, perché tra l'altro sono persone super fidate e quindi il magazzino può andare avanti anche senza di noi. Ok. Chiaro che adesso poi stiamo creando la nostra linea proprio dei nostri prodotti e siamo super orgogliosi di dire che vengono prodotti a Bergamo. Okay, quindi fighissimo. Anche il prodotto che ho fatto provare oggi, io devo venire a Bergamo a testare, a aggiungere, a decidere, e quindi comunque di base dobbiamo sempre tornare qua. Però è quando noi siamo entrambi via, il magazzino va avanti autonomamente senza di noi, noi ovviamente gestiamo il backup, quindi mandiamo, sì, sì, certo, gli ordini, l'inventario, sì, sì, e tutto, però sì, quindi questo ci, questo ci permette di viaggiare. Cosa è successo poi un anno e mezzo fa, quando dovevo scrivere il libro, perché con Cairo avevamo fatto l'accordo circa un anno e mezzo prima. Libro, ma che per chi giustamente sta guardando la parte di YouTube, il video su YouTube, lo trova qui sulla scrivania, mentre invece per chi sta ascoltando magari da Spotify, il libro si chiama Vivere Greener e è appunto a cura di Mecchio Green e è a cura di Valeria. E praticamente cosa è successo? Quando tu hai un'azienda e parti dall'inizio, da zero, veramente i primi 2 anni è come un bambino, cioè tu non lo puoi abbandonare, cioè ci devi dare tutto. Cioè ieri ho rincontrato una mia amica che adesso ha una bambina di 1 anno e lei fa cambia tutto, veramente cambia tutto. Faccio sì, volevo dirgli non lo so perché i bambini non ce li ho adesso, però insomma con l'azienda è la stessa cosa, cioè io veramente i primi 2 anni e mezzo io la mia vita era dedicata a quello e non mi pesava assolutamente, perché comunque cioè, è veramente, noi la chiamiamo la creatura, la nostra creatura. Poi a un certo punto, anche perché dovevo dedicarmi al libro, perché ormai era 1 anno e mezzo che posticipavo e loro, e la casa editrice mi diceva sì, ok, però perché vogliamo, certo, uscire. Hai fatto l'accordo prima e poi dopo sì, funziona anche praticamente, abbiamo fatto tipo un anno di, cioè non un anno di brainstorming, però magari ogni 3 mesi facevamo il brainstorming di come volevamo strutturarlo, magari l'indice e così via. Però poi io rimandavo sempre perché magari c'era il lancio, poi c'era il Natale, cioè comunque sai quando poi sei all'inizio e fai le cose per la prima volta non sai mai, così via. Certo. E quindi poi a un certo punto ho detto basta, cioè se io devo scrivere questo libro devo dedicarmi a quello perché non posso fare tutto. E quindi a gennaio del 2023 ho detto basta, io vado in Sri Lanka, vado a scrivere il mio libro, vado a surfare e vado da sola. Perché poi avevo anche questa cosa di desiderare di viaggiare da sola. E da lì non ho ancora smesso. Siamo a marzo 2024. E forse perché appunto il viaggiare da sola è diverso che dal viaggiare in gruppo. E penso che ancora tante persone non lo facciano e quindi comunico di più questa parte, no? Cioè abbiamo sempre viaggiato, è sempre stata una vita in viaggio, ma adesso il viaggio è una parte super importante della mia vita
E poi anche, è il viaggio anche strumento per conoscere l'umanità, no? Cioè, e anche conoscere le varie sfaccettature della sostenibilità in realtà, perché l'anno scorso ho vissuto in Asia, in Centro America e in Africa, e mi ha anche un po' curato dall'ansia rispetto al cambiamento climatico, all'insostenibilità, okay, di questa società. Parli nel libro anche, esatto, di questo aspetto. Perché obiettivamente il cambiamento climatico è una realtà a cui noi ci dovremo adattare. Cioè, magari ci sarà un po' di azioni di climate mitigation, che sono quelle per cercare un attimo di migliorare la situazione, però raga, la cosa è così, cioè bisogna un po' adattarsi, e già le piante stanno cominciando tra l'altro a farlo. Ma quando poi ti trasporti in una realtà in cui la società non ha ancora raggiunto questo ritmo insostenibile, che per me è la cosa più sostenibile, è la velocità, i metodi di produzione più che tante piccole cose, no? E lì dici ok, cioè ti tranquillizzi un pochino, è come se dici però c'è ancora una parte di mondo che vive in modo sostenibile, che magari fa delle cose che per noi sono etichettate come insostenibili, però in realtà loro vivono ancora in connessione con la natura. Okay. Quindi mi ha proprio dato un po' un antidoto e anche un po' di tranquillità nel dire magari sì, siamo tutti spacciati, però in realtà ci sono ancora degli angoli bellissimi di pace e di rispetto e di armonia. Quindi sicuramente il fatto che tu li racconti sia attraverso i social o sia attraverso il libro, piuttosto che anche attraverso i tuoi prodotti, in realtà i vostri prodotti, aiuta anche le altre persone. Cioè il fatto che tu abbia vissuto queste cose qui, queste esperienze, sicuramente ti aiuta poi anche a riportarle, esatto, all'interno della pagina. Esatto, anche perché poi un concetto che mi piace tanto ricordare è il fatto che noi siamo esseri terrestri, che è una cosa a cui io non avevo pensato troppo prima. Cioè, lo dici subito nel libro, molto bella questa cosa. Cioè, se tu parli con una persona a caso, cioè, ha molta più familiarità col concetto di extraterrestre che terrestre, no? Cioè non ci concepiamo mai veramente come terrestri, o siamo esseri umani e quindi che ha ancora una distanza rispetto agli animali, quando poi in realtà noi siamo animali, ma noi siamo terrestri, quindi anche insieme alle piante, insieme alle rocce, insieme a tutto, no? Cioè se ci pensate veniamo dalla stessa molecola che poi si è trasformata. C'è un documentario bellissimo su Netflix appena uscito che parla proprio dell'origine della vita, ed è così, cioè se veniamo tutti e quindi viaggiare così tanto e immergermi così tanto proprio nella cultura locale mi aiuta a trovare quella connessione, no? Nel dire non siamo per niente diversi, cioè siamo comunque sì intrinsecamente diversi, perché io sono bergamasca che non si guarisce dalla cosa, cioè c'è una roba che è così, purtroppo quello però cioè ci sono anche tantissimi pregiudizi. Cioè io adesso ho vissuto 3 mesi in Marocco e da ignorante, perché non conoscevo, non pensavo che fosse così bello, così ricco, così, cioè veramente il Marocco è un posto incredibile, bellissimo, potenzialità infinite, super variegato, super ricco proprio. E secondo me se parli con tante persone associano il Marocco a cose magari non troppo positive, sì, no? Sì, certo. E invece cioè dovevo rimanere 3 settimane, sono rimasta 3 mesi, cioè veramente. Quindi è anche un po' il mostrare e anche tipo superare la paura. Cioè mi piace tantissimo anche parlare di quanto le persone sono estremamente gentili con me, perché è incredibile. Cioè ok, io mi esercito per essere la ragazza più fortunata del mondo, cioè io me lo ripeto e magari, ed effettivamente io vivo spesso come la ragazza più fortunata del mondo, ma cioè non è un caso che tutte le persone con cui ho a che fare sono estremamente gentili. Cioè non so, ho fatto autostop per l'ultimo giorno perché volevo andare a surfare da un'altra parte, quindi ho fatto l'autostop con la mia tavola, il mega zaino, un altro zaino. Ci ho messo meno del taxi, cioè perché le persone hanno voglia di aiutare, c'è ancora quel senso di comunità che secondo me un po' da noi si è perso. Infatti qua ho un po' paura, cioè
voglio farlo anche qua, perché poi magari è anche un pregiudizio che io ho su di qua. Però mi piace proprio perché poi un sacco di gente mi scrive e mi dice io ho paura. Ma questa cosa qui ce la diceva, e tra l'altro io ho fatto questa domanda, la stessa domanda, quindi ma come fai a non aver paura? Un ragazzo, Sebastian, che è il primo della nuova stagione di Umano, che lui ha vissuto con un Suna Renault 4 con una maggiolina ed è andato in Marocco. E a un certo punto mi parlava di questo fatto che gli si è fermata la macchina, e lui mi fa: in un paese come il Marocco, se ti si ferma la macchina, tempo 10 secondi hai qualcuno, 5 persone che vogliono darti una mano. Esattamente. Gli faccio: ho capito, ma non le conosci? E lui mi fa: sì. Cioè, faccio: come fai a fidarti? Cioè, scusami la domanda, magari sarò additato male, però effettivamente se mi mettono nei tuoi panni un secondo io avrei paura. E lui mi fa: Non riesci, tra virgolette, non riesci a aver paura, va molto a sensazione. Lo senti. Ma è davvero così? E questa cosa qua, quando me l'ha detta, che è quella che mi stai dicendo tu ora, mi ha aperto la mente e dico: ma no, cioè, e avere una riconferma oggi è bellissimo, questa cosa, sì, qui. E secondo me, allora, mi interrogo anch'io sulla causa di questa sensazione di paura, che qua è diffusissima. Cioè, proprio, quale persone hanno paura? E a me è successa una cosa simile, mi si è fermata la moto in Sri Lanka, era notte, e perché... Avevi parlato anche sulla pagina? Bellissima moto, ma cosa, non c'era il che ti fa vedere quando terminava. Ok, della benzina. Cioè, e praticamente mi si è fermata, dopo neanche, ve lo giuro, 4 secondi, mi si ferma una moto dietro. E io, anche lì, la mia testa è tornata alla sensazione di paura che avrei avuto qua. Perché dico: madonna, chi è questo? Cioè, poi mi si è fermata la moto, sono in mezzo al nulla, perché poi sei in Sri Lanka, poi posto incredibile, bellissimo, però insomma. Questo non parlava inglese, non riusciamo a capirci, però lascia la sua moto e attraversa la strada e va tra tipo degli alberi. Io dico: boh, chissà cosa va a prendere. Nel frattempo, che io non faccio neanche in tempo di aver paura di questo, cosa, arrivano altri due signori che mi cercano di spiegarmi che questo è andato a cercare una bottiglia di plastica in spiaggia, perché poi ha risucchiato parte della sua benzina per metterla dentro la bottiglia e darmela a me per arrivare al benzinaio. Cioè, porco cane. Questo ha fatto questa cosa, e io tipo stavo tra l'altro andando a prelevare. Perché vabbè, lì... Certo, sì sì sì. E gli faccio: senti, andiamo insieme a prelevare e ti do dei soldi. Assolutamente no. Cioè, no no no, assolutamente no, questo preso è andato. E te ne potrei raccontare decine così. Cioè, magari io che cammino da... E tu dici, io sento già mia madre dire: ma tu cammini sempre da sola, eh? Cioè, cammini, cosa fai così? Però è proprio... È proprio, cioè, ma poi obiettivamente anche qua, cioè, quante persone belle ci sono, però le persone hanno paura. Rimaniamo più, questo è vero, rimaniamo più chiusi in noi stessi. E sempre Sebastian mi diceva questa cosa. Secondo me probabilmente tanto la televisione, perché io non l'ascolto più, ma perché mi fa star male. Cioè, se io sono a casa dei miei e c'è il telegiornale aperto, acceso, mi viene l'ansia. Sì, ti viene male. Anche mi viene a me l'ansia, capita questa cosa. E secondo me, poi adesso non voglio fare la cospirazionista, parlo un po' strano perché ho parlato tanto inglese, spagnolo e francese, quindi sto praticamente usando costruzioni delle frasi, però spero si capisca. Si capisce, si capisce. Effettivamente una persona che ha paura è più facile da manovrare, no? E quindi se ci pensi razionalmente, se il tuo obiettivo è controllare qualcuno, se tu gli fai paura, questo è più controllabile. Certo, sì, sarà più spaventato. Una persona libera che ha fiducia gli dice: senti, bello. Sì, 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 mi accorgo che stai dicendo una stupidata. Cioè, poi è vero, come dice mio padre, basta una volta che va male. Verissimo. Però quello, la vita, insomma, no? Sì, cioè, non è per una volta che va male, no, che uno... Poi mi è capitato di aver paura, cioè, nel senso, ero a San José, che è la capitale del Costa Rica, e ero appena arrivata, quindi anche magari... E una ragazza, che tu la vedevi, non stava bene, chiaramente, cioè c'è del malessere nelle grandi città, e per me, questo ovunque, sì, sì, questo, quindi non sì, è Costa Rica, è Milano uguale...
perché secondo me appunto questa società si è dimenticata delle persone, non le ha messe come priorità, e mi ha cominciato a seguire e mi sono sentita poco sicura, quindi sono entrata in questo negozio e sono rimasta nel negozio fin quando questa se ne andava, perché comunque di base se sei intorno alle persone, cioè, e poi se n'è andata, però mi ha lasciato un po' questa sensazione di fastidio chiaramente, e quindi poi sono tornata al mio ostello abbastanza velocemente e ho detto bene ragazzi, io me ne vado, vado in Nicaragua e vabbè. Ma il Costa Rica è stupendo, diciamo che in generale più la comunità è piccola più sei sicuro, perché ognuno si conosce e c'è quella condivisione e supporto che è proprio degli esseri umani anche, cioè perché le nostre comunità siamo diventati così potenti anche perché siamo in grado di collaborare tra di noi, no? Sì, quando si dice che l'uomo è un essere sociale, esatto. In questo caso qui è proprio vero. Esatto, e una cosa che cerco tanto nei miei viaggi è questo senso di comunità che a me qua manca. Poi ci sto così poco qua e in realtà ovviamente poi l'universo mi sta facendo conoscere persone che stanno cercando di ricreare questo senso di comunità, creando associazioni, facendo eventi e così via. Però è bellissimo vivere in un posto in cui c'è ancora uno scambio intergenerazionale, c'è ancora proprio il fatto di salutarsi tutti per strada. Cioè io adesso lo faccio ancora, cioè io vedo una persona per strada, ci passo davanti, io dico ciao o buongiorno, e soprattutto agli anziani, perché uno è un segno di rispetto, due, cioè siamo esseri umani, ci riconosciamo, che te frega dirmi ciao, no? Cioè anche, e mi sento anche più sicura sinceramente, piuttosto che abbassare lo sguardo, guardare dall'altra parte o... Un po' come da noi si fa tanto in montagna questa cosa, esatto, qui è rimasta. Esatto, e quindi quando perché non la puoi... qualcuno poi sul io non posso salutare tutte le persone, cioè se vado in via 20 settembre a Bergamo sabato pomeriggio, ciao ciao ciao, no, direi di no. Però e questa cosa mi ha permesso di entrare in contatto con soprattutto delle persone anziane. Una signora addirittura mi ha invitato a casa sua per farmi vedere casa sua, che dici anche lì pericoloso, pazza, metti caso che io, e invece è stato bellissimo, la signora Marina, e perché poi secondo me proprio abbiamo voglia, abbiamo bisogno di questo scambio, di questa condivisione, perché sì, no? È una roba spaziale. Sì. Io volevo chiederti invece una cosa che mi ha stracolpito quando ho letto il libro che hai scritto, ma che in realtà, se ci penso, è molto presente anche nella vostra pagina, ma l'ho capita quando ho letto il libro. Quando guardi o leggi il libro, piuttosto che guardi i vostri post o i vostri messaggi, è difficile sentirsi in colpa. Ed è un tema che per realtà qui nel libro viene spiegato ed è molto bello, però effettivamente quando spesso, tra l'altro di recente hai pubblicato un reel su questa cosa qua, e mi è piaciuto molto perché quando guardi magari altre pagine, di cui non so neanche i nomi, ma nel senso quando il vedi mood generale, la comunicazione green, chiamiamola così, sì, non voglio assolutamente generalizzare, è molto più, tra virgolette, catastrofista piuttosto che... E quindi tante volte quando ti muovi in quella direzione, e come potrebbe essere, magari sono io, magari uno sta un po' più attento a quello che compra, piuttosto che un po' più di attenzione a come si muove nel mondo, però quando finisci su una pagina e la sua comunicazione sembra che sia, non lo so, del tutto niente, non riesco neanche bene a esprimere questo concetto, ma nel senso che ti senti sempre in colpa, un po' in difetto, è difficile, mentre invece questa cosa da voi non la trovo, no. E è molto ed è molto bello quello che dite sempre del fatto, non so se è l'effetto farfalla oppure il fatto che anche solo fare un pezzettino è già incredibile, abbastanza, sì. È già qualcosa. Sì, io, è molto bella questa cosa. Sì, qui. Su questo proprio è la cosa a cui tengo di più in assoluto, perché io stessa, cioè è proprio nata da questa mia esigenza, cioè io volevo vivere una vita più sostenibile, volevo cercare di migliorare il mio impatto, ma cioè mi sentivo sempre una merda, si può dire. Cioè ti fanno sempre sentire in difetto, no? Anche perché rega, cioè nessuno, cioè la cosa più insostenibile che possiamo fare è venire al mondo, cioè noi respiriamo e ne mettiamo CO2, no? Rega. E
però focalizzandoci sulla carenza, cioè su, ma questo nella vita, focalizzandoci su quello che non facciamo, su quello che non abbiamo, poi creiamo ancora di più questa mancanza, no? Sì, non è una sensazione positiva, cioè, sicuramente. E poi ti giuro, è una cosa assurda, perché magari raccontavo di Make You Greener e le persone cominciavano a dire: ah no, ma sai che io ho una macchina elettrica, ah no, ma sai che io adesso vado in giro in bici, ah ma no, ma sai che non... Io dicevo: tranquillo, non mi devi dimostrare niente, va benissimo, cioè, anche perché poi magari si pretende pure la perfezione da parte mia, no? E ti giuro che ho avuto anche dei momenti in cui avevo ansia. Cioè, perché mi è successo una volta, sono andata a questo festival di marketing e c'era la festa finale ed ero con alcune amiche, colleghe, e queste avevano sete. Io vado al bar a chiedere dell'acqua dal rubinetto, questa non mi vuole dare l'acqua dal rubinetto. Al che le dico: vabbè, dammi quello che mi devi dare. E quindi mi dà una bottiglietta d'acqua che io porto alle mie amiche e ce la dividiamo in cinque. O subito... mi ricordo, due ragazze arrivano e mi dicono: ah, ma tu non sai lavare di Make You Greener? Ah, c'è la plastica. Dico: sì, regà. Cioè puntare il dito per sentirti meglio non ti fa stare meglio. Cioè, oltre a non far star bene la persona a cui viene puntato, certo, il dito, ma tu non è che tu sei una persona migliore se giudichi, no? E capisco che questo giudizio parte da... cioè, riguardava loro. Cioè, magari loro sono le prime a sentirsi... Però non... Allora, innanzitutto la vita è già troppo... è abbastanza complicata così com'è. Due... perché invece di focalizzarmi su quello che tu non fai, non posso focalizzarmi su quello che fai? E poi tre, la sostenibilità è complessissima. Capire cos'è meglio, devi veramente prendere in considerazione tantissimi fattori diversi, e spesso anche gli studi che vengono pubblicati sono condizionati dagli interessi e da chi finanzia questi studi, giustamente. E poi, cioè, io vengo da giurisprudenza, la verità... ci sono tante verità, ci sono tante interpretazioni. Per me quello che conta è l'intenzione che tu metti in quello che fai. Lo dice anche Einstein, l'ho detto prima, cioè, quando ho detto l'intenzione è la forza più potente, è vero. Quindi, se tu non rinuncerai mai a mangiare la carne perché ti piace andare a caccia, perché ti ricorda tuo nonno e perché vai... cioè, ma io chi sono? Ma poi non ce ne ha... ci sono così tante cose, no? Cioè, parlo con l'agricoltrice rigenerativa che mi parla dell'importanza dei pascoli, e cioè, oppure poi parlo invece con la creator che crea food vegano, food creator, ok? Okay. E anche lei si è fatto super mega ricerca per riprodurre gli stessi sapori. Cioè, per me entrambe van benissimo, capito? Perché so che entrambe l'intenzione è fare del bene e cercare di migliorare un po' la propria condizione e quella degli altri. Per me è quello che conta. E quanto è incredibile questa cosa, perché poi siamo tutti diversi. Cioè, per te è una cosa più importante, per me è un'altra. Allora, la mia è più importante della tua? Certo. No, sono entrambe importanti, siamo tutti i nostri universi, no? Però se tutti ci pensiamo, cambia. Cioè, è proprio... per me la cosa più importante è quel semino. Cioè, se tu, quando vai a comprare la tua felpa, sai che l'ha fatta Fabio, che ha cercato il tessuto giusto, che ha cercato la tintura giusta, che ha fatto il disegno, quindi c'è la sua energia, c'è la sua intenzione, e comprando quella felpa tu permetti a Fabio di credere di più al suo sogno, basta, per me è fantastico. E anche per te, quando indossi quella felpa è più bello, certo, piuttosto che poi io anche lì, allora poi devo giudicare chi va nei grandi magazzini perché si prende la felpa e vuole, cioè, no, magari quello fa un'altra cosa, capito? Quindi è proprio un po' un cambiare un po' l'impostazione, ma per noi soprattutto, non tanto per gli altri. E poi, vabbè, è bello perché poi quando cambi tu, cambia tutto intorno, migliora tutto, la vita diventa una festa. È una figata questo. Ma invece volevo chiederti un sogno, se hai, se ce sì, lo puoi dire magari, certo, di Make You Greener, oppure in generale, perché poi magari uno dice, si è capito, diciamo, da questa piccola intervista che abbiamo fatto, che in realtà Make You Greener è sì un e-commerce, sì un libro che avete scritto, sì una pagina su Instagram e tutto, ma c'è dietro in realtà è un ideale molto forte. Quello che volevo chiederti è se hai magari un sogno, sì, diciamo, per Make You Greener o in generale. Allora, per Make You Greener
Ci tengo a distinguere me e Mickey Greener. Ok. Perché è importante, perché Mickey Greener è un'azienda adesso e non ci siamo solo io e Sonia, ma ci sono anche altre persone e spero ce ne saranno sempre di più. Per Mickey Greener spero che diventi sempre più... è già un'azienda molto sana, ma spero che lo diventi sempre più e spero che diventi sempre più sostenibilmente e economicamente sostenibile, perché è molto complesso fare imprese in generale in Italia. Cercare di farlo in maniera sostenibile è ancora più complesso. E quindi vorrei a un certo punto, poi dovrò parlarne anche con Sonia meglio, però mi piacerebbe cominciare a distribuire i nostri prodotti, magari non nella grande distribuzione, ma anche sì. Cioè, ho avuto questo desiderio quando sono tornata forse dal Nicaragua, che arrivo in aeroporto e vedo questi, avete presente tipo i cartelloni pubblicitari, sì, fuori, ho pensato, ma pensa quanto sarebbe bello vedere i prodotti di Mickey Green e dire alle persone... Cioè, tutti i messaggi, quindi supporta piccoli artigiani, non utilizzare la plastica se puoi e così. Quindi cioè proprio uscire dalla nostra bolla social, perché comunque è una bolla, e quindi espandere sempre di più questo messaggio. Chiaramente questo è il sogno. E poi mi piacerebbe, questo sarà ovviamente legato a Mickey Greener, però è più, magari questo è più il mio sogno, è creare uno spazio che rappresenti Mickey Greener al massimo, quindi una casa energeticamente autosufficiente, con il suo orto. Voglio il mio albero di mango, voglio dove le persone possono venire e disegnare, dipingere, ballare, creare, tingere tessuti, creare tazze da con le loro mani, cioè proprio tutte le cose che io amo, e proporle come attività. Quindi cerimonia del cacao, quindi yoga, quindi meditazione, quindi respirazione, cioè proprio... E quindi creare una casa greener, una casa meraviglia, dove io mi senta a casa e dove posso accogliere la mia comunità, perché poi Mickey Greener è una piccola, tra virgolette, perché se ci penso che più di 88.000 persone hanno messo seguito a questa pagina senza che io chiedessi niente, è incredibile. Certo. E quindi questo è un po'... il mio sogno è appunto creare questo spazio, questo luogo, tradurla in realtà, diciamo, più tangibile, sì, ancora, perché di adesso chiaramente oggi voglio continuare a viaggiare, voglio continuare a surfare un botto di onde, voglio girare, però è una cosa molto personale questa, però ho capito che vorrei creare una famiglia, e vorrei creare una famiglia però non chiusa nella mia casa, no? Con una, certo, comunità. Quindi mi piacerebbe anche tipo, non so, lavorare anche con gli anziani, cioè proprio non anche per me questa cosa è orribile, cioè non è orribile, non voglio giudicare, però è insostenibile come gestiamo gli anziani adesso, cioè loro sono le biblioteche, ci possono insegnare un sacco di cose, hanno tanto da cioè da condividere, e noi li releghiamo in un po', cioè per me questo è proprio la... E quindi, cioè, sia ambiente, ma anche persona, ma anche rapporti. Comunità, proprio al 100%, quello che dicevi. Sì, sì, e quindi questo è più o meno il sogno. E il tuo? Il mio non ci ho ancora pensato. Ok. E adesso non sai che non saprei proprio, okay, dirtelo. Però così. Però sì, esatto, e ti però consiglio, sì, di pensarci, perché secondo me più o meno ci si mette 5 anni. Ah, okay. ci vuole tempo a fare le cose, tanto tempo. E quindi se io mi ricordo bene il giorno che mi è venuto in mente l'idea di Mickey Greener, e non avrei mai pensato che l'avrei fatta, okay, quando l'ho pensato per la prima volta, e per arrivare a quel punto ci ho messo 5 anni. Quindi ci rivediamo tra 5 anni. Rivediamo. E ti dirò anche il mio sogno. Io, Vale, intanto ti ringrazio tantissimo per essere venuta qui oggi. Grazie, spero di non aver parlato troppo. Mi hai fatto un super regalo invece, davvero. Mamma, grazie. E io vi ricordo invece che questa puntata la potete guardare su YouTube, la potete seguire, invece ascoltare solo in formato audio su Spotify, Apple Podcast e tutte le altre varie piattaforme. E invece ti ringrazio ancora tantissimo. Grazie a voi. Tantissimo. E noi ci vediamo, o ci sentiamo, in una nuova puntata di Umano. Ciao!